Nella sala che ospita l'antico e magnifico Arazzo Millefiori è stato Palazzo dei Vescovi a ospitare a Pistoia l'incontro per presentare il libro 25 soliste per un coro di attrici di Bolognini, un volume edito dagli Ori e curato da Roberto Cadonici, che è stato realizzato dal Centro Bolognini avvalsosi del sostegno assicurato dalla Fondazione Caripit e dall'Istituto Luce Cinecittà di Roma. 25 attrici, per la maggior parte viventi, che siamo riusciti ad intervistare e che ci hanno rilasciato la loro testimonianza sul rapporto con Mauro. Per cui è venuto fuori un quadro che rappresenta una scrittura di com'era Mauro Bolognini nel cinema e nel suo rapporto con gli attori e in particolare con le attrici. Ed è un racconto a tratti commovente, a tratti davvero bello, intrigante e pieno anche di novità dal punto di vista e caratteriale e anche del suo modo di fare regia. Da Claudia Cardinale a Catherine Spaak, da Liv Ullmann a Isabelle Huppert fino a Dominique Sanda, sono attrici davvero importanti quelle che offrono nel libro il loro racconto di Mauro Bolognini. E tra loro Ottavia Piccolo, presente all'incontro a Pistoia, che con il regista ha realizzato quattro film, tra i quali il suo più celebre, Metello. Mauro era un regista straordinario e una persona meravigliosa. Mi ha insegnato tanto, tantissimo, e io gli sono grata non solo perché grazie a lui ho vinto un premio, anche naturalmente, ma perché mi ha insegnato la bellezza del mio lavoro. Non lo posso dimenticare.